È piena di consiglieri, soprattutto della maggioranza, quindi sono quasi emozionato a parlare. Insomma, è come il primo giorno. No, detto Sono questo, sicuro che lei sarà lieto di parlare al suo presidente che la ascolta, molto volentieri oramai. soprattutto rivolgendosi al presidente come prevede il regolamento. Lei non dovrebbe quasi neanche vedere l'aula. No, presidente, assolutamente. Io rispondo e parlo con lei volentieri, anche quando mi chiama il cellulare, ci mancherebbe, io sono sempre disponibilissimo. Sì, Grazie, per consigliere Buffagni, della alcune disponibilità. segnalazioni. Detto questo, noi ci teniamo a ricordare che questa seduta doveva essere fatta entro marzo, però ricordiamo, nella passata legislatura fu sciolto il Consiglio per le note vicende, quindi ci troviamo oggi a fare questa seduta pro forma. I miei colleghi hanno parlato già prima su come è stata affrontata e preparata questa risoluzione, quindi colgo l'occasione per ringraziare gli uffici che hanno evitato di far fare le figuracce a questa maggioranza, quindi per fortuna ci sono queste persone che lavorano per noi. Detto questo, noi riteniamo che quella attuale non è l'Europa che noi vorremmo, assolutamente. Io ho sentito prima degli interventi che parlavano tanto dell'immigrazione, ma è una parte marginale. Ci sono degli emendamenti proposti dalle altre forze di opposizione che toccano questo tema e che sono orgoglioso di rivendicare, nel senso che sono le tematiche che i nostri portavoce a Roma stanno portando avanti su delle tematiche di logica e di applicazione della legge per quanto concerne l'immigrazione. Detto questo, l'Europa è diventata più che altro un circolo di lobbisti bancari, questo mi pare di poterlo dire senza neanche grossi problemi. Dal nostro punto di vista, sicuramente un passo importante sul tema sarebbe la divisione delle banche da banche d'affari e banche commerciali, perché è intollerabile che le banche d'affari possano andare a speculare con i soldi dei risparmiatori europei. Se vincono, i guadagni sono loro, se perdono, le perdite sono ripartite su tutti. E siccome qui di banche, di esperienze ne abbiamo viste tante, crediamo sia un passaggio fondamentale. Altresì importante è riappropriarci la sovranità monetaria, sicuramente. Però noi partiamo da una proposta anche concreta che sarebbe stato carino fare per l'Europa e probabilmente lo riproporremo più avanti. Perché non si parte parlando di Eurobond? Che senso ha avere una moneta unica se abbiamo tutta questa divisione interna? Che senso ha avere una. Non possiamo diversificare il rischio? Che senso ha? Noi aiutiamo dei paesi forti, tipo la Germania, e usano il vantaggio di avere noi internamente per poter riuscire a esportare, perché senza l'Italia, non raccontiamocela, non avrebbero mica questi dati di esportazione. Però quando si tratta di ripartire il rischio, no. No, assolutamente. Quindi vogliono soltanto i vantaggi. Quindi, come dicevano i miei colleghi, noi dobbiamo andare in Europa a farci valere assolutamente. Non ha senso questo modo di ragionare. Guardate, mi viene un caso che non tocca la regione Lombardia, come quello dell'Ilva, dove noi avevamo una grossa acciaieria pubblica, che è stata svenduta per tutti i problemi noti, per questa grande privatizzazione del liberalismo italiano, che è praticamente una liberalizzazione dei beni pubblici regalandoli ai privati. Avevamo questa mega azienda, dovevamo fare degli investimenti, non sono stati fatti. Oggi la Germania è contentissima di vedere che noi trattiamo in questo modo quella realtà, perché tanto gli ordini li stanno prendendo loro e sono contentissimi di esportare. Quindi siamo veramente dei geni, siamo nazionalisti sulle cose inutili, siamo nazionalisti sul calcio, ma quando si tratta di cose importanti noi guai. Siamo ognuno guarda la sua zona ed è una cosa pazzesca. Noi crediamo che in Europa l'Italia debba andare a fare la sua porca figura e noi non siamo quelli che sono euroscettici. Noi diciamo che l'Europa attuale non è quella che vorremmo, non ha nessun senso di esistere in questo modo. Il fiscal compact che è stato approvato è una follia. È una follia. In un momento di recessione, anche un bambino dell'asilo capisce che alzare le tasse in una situazione in cui c'è disoccupazione in aumento. Tutto va a rotoli, noi aumentiamo le tasse, perché almeno prospetticamente per i prossimi 2 anni risulta alla Comunità Europea, ah sì, rientriamo nel debito, facciamo questo, facciamo quell'altro, sorvolando sulla totale stupidità di fare una valutazione di rapporto solamente sul PIL, questo sarebbe però una diatriba immensa. Cioè, noi crediamo che sia un'operazione folle, senza considerare che poi alla fine siamo solo noi italiani che dobbiamo fare questa operazione. Vengono a dirci cosa dobbiamo fare come fa il preside coi bambini. Allora, noi crediamo che se questa classe politica, che è attualmente nuova e si riempie la bocca di paroloni, dovrebbe andare a farsi valere. No, invece noi ce la prendiamo con i poveri cittadini, li vessiamo che tanto non possono dire niente e andiamo lì e chiniamo sempre la testa per non fare esempi un po' più duri. Detto questo, noi siamo convinti che serva anche una politica fiscale unitaria. Ci facciamo concorrenza tra stati.
che senso ha che io debba andare in Lussemburgo, che è dentro la Comunità Europea, per poter avere delle agevolazioni fiscali e poter fare delle operazioni che potrei benissimo fare in Italia? Noi praticamente stiamo esportando del patrimonio, lasciando qua soltanto i costi della disoccupazione, di tutti questi servizi che sono a carico dello Stato. Ed è un controsenso totale. Ci teniamo anche a sottolineare il fatto che è scorretto, a nostro avviso, che oggi noi ci si debba trovare a pagare questi interessi, questo costo, sulla base di abbuffate degli anni passati. Perché le pensioni d'oro, o un esempio che qua è tanto caro probabilmente a qualcuno di noi, come i vitalizi di oggi, sono un sistema insostenibile finanziariamente che deriva da anni di abbuffate, per essere sempre molto eleganti. È un controsenso. Io credo che i cittadini non debbano pagare le porcate del passato. E oggi ci troviamo con uno Stato che ha il disavanzo primario uno dei migliori in Europa e ci troviamo con l'acqua alla gola. Ma che senso ha ragionare in questo modo? Poi possiamo parlare tranquillamente del nord, del sud, delle regioni qua, le regioni là, possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo. Però è un controsenso, quindi noi riteniamo che bisogna andare in Europa a farsi valere. Non soltanto a riempirsi la bocca, macro regione alpina, noi, motori d'Europa, questo, quello, quell'altro. Bisogna andare a battere i pugni sul tavolo, sempre nel rispetto, perché la nostra Europa è un'Europa di condivisione, dobbiamo essere forti verso l'esterno, non dobbiamo soltanto pagare il conto degli altri. Quindi secondo noi questo è una cosa importante. Abbiamo fatto distruggere il nostro tessuto manifatturiero, abbiamo fatto distruggere le nostre industrie, perché ci hanno raccontato che la nostra società poteva vivere solo di terziario. Ma ci prendiamo in giro, noi oggi abbiamo la Svizzera, la cassaforte d'Europa che ci fa concorrenza e ci ruba le aziende. Cioè, che modo di ragionare è? La Svizzera ha i costi del lavoro più alti dei nostri, la Germania, la locomotiva d'Europa dell'industria, ha i costi del lavoro più alti dei nostri. E noi cosa diciamo? Le imprese cosa ci dicono? Ah no, bisogna tagliare il personale, bisogna diminuire i costi del personale. Beh, evidentemente non è così, perché sennò non giustifichiamo quello che succede nelle altre parti d'Europa. Detto questo, crediamo sia importante rivedere tutta una serie di politiche in questa risoluzione. Secondo noi c'è un sacco di belle parole, come al solito, riteniamo che sia una cosa un po' pro forma che riempirà qualche titolone di giornali, che non fa parte del nostro essere, nonostante quello che qualcuno pensa. Ci vedremo volentieri a lavorare sulla risoluzione in vista di marzo 2014, che sarà quella effettiva e la nostra prima risoluzione che sicuramente andrà affrontata. Quello che diciamo è che l'Europa deve essere un volano per un'economia sostenibile, non deve essere una palla al piede. Detto ciò, se consideriamo Roma ladrona centrale, come dobbiamo nominare, menzionare l'Europa? Come la consideriamo? Perché noi riteniamo che sia una cosa ancora più grave. Parliamo tanto di federalismo. Il federalismo massimo che è stato raggiunto in Italia con i governi passati è stato che la Camera di Commercio di Livorno, per fare una cosa, la fa diversa dalla Camera di Commercio di Milano. Questo è il massimo del federalismo che siamo riusciti a ottenere. E tutte le forze politiche qua, dei partiti rappresentate, hanno governato bene o male negli ultimi 20 anni diversi anni. Perché la maggioranza che attualmente governa la Regione Lombardia, oltre ad aver governato la Regione Lombardia 18 anni, ma pare che si sia dimenticati di questo, ha governato almeno 10 anni negli ultimi 20. Quindi un minimo di coerenza e di rispetto nei confronti dei cittadini noi crediamo sia doveroso. Detto questo, io credo che l'Europa, come è oggi, è semplicemente una dittatura finanziaria. E quindi noi siamo totalmente contrari a questo sviluppo di questa Europa che voi ci paventate come se fosse un'ennesima panacea di tutti i mali. Grazie.